La voce di Manduria presenta Il tempo di un caffè. Incontri non casuali per capirci meglio. Un altro giorno inizia, non so che ora è. Devo alzarmi, prepararmi, giusto il tempo del caffè. Il destino è letale, il destino è letame. Ed anche oggi questa parte. Buon pomeriggio amici, benvenuti e ben ritrovati in un'altra puntata, Il tempo di un caffè. Mi trovo in una splendida location, il Clicò di Manduria, provincia di Taranto. Ho il piacere di presentarvi appunto il direttore Guglielmo Minervini. Salve direttore. Buonasera. Buonasera, come va? Benvenuto, benissimo, grazie. Benissimo. Posso aggiungere una cosa alla sua... Come no, prego. Bellissima presentazione. Io aggiungerei che il Clicò non è un locale, ma è il locale. Giusto, è un articolo determinativo, specifico, perché non è uno qualsiasi. Esattamente. Da dove deriva il nome Clicò? Allora, è una versione maccheronica della interpretazione di una nota marca di champagne. Ah, bene. Il Veuve Clicò, che è una nota marca di champagne, nella dizione... Quindi nella fonetica si dice Clicò, eccolo lì. Qual è il punto di forza del Clicò? Beh, ce ne sono diversi. Tantissimi. Quale ad esempio? Ce ne sono diversi. Io punterei su due situazioni in maniera particolare. Una cucina raffinata, attenta al territorio, con l'utilizzo di materie praticamente a chilometro zero e attualizzata, nel senso non con grandi voli pindarici, ma con l'attenzione alle caratteristiche nostre. Noi pugliesi siamo di norma delle grandi, amiamo il cibo, delle grandi e buone forchette, per cui noi curiamo tantissimo sia l'aspetto quantitativo, ma anche e soprattutto l'aspetto qualitativo. A questo aggiungo anche, quindi abbiamo una cucina di livello che veramente ha bisogno soltanto di essere assaggiata per potersi poi dopo innamorare. Quanto è importante avere appunto uno staff qualificato, perché sicuramente avrà fatto una scelta specifica, uno staff così forte, unito? Beh, guardi, io ho una pessima fama da questo punto di vista, mi consenta l'aggettivo. Prego. Nel senso, sono una persona molto esigente, pretendo molto da me stesso e pretendo molto da chi collabora con me. Direttore, non un cliente, il cliente, quanto è soddisfatto da 1 a 10? Beh, io devo dire, sperando che questa mia affermazione non venga presa come pura presunzione. No, non è presunzione, però ad esempio... Prendo tutti i diversi social network, ne danno conferma e ho letto anche i commenti sono alquanto positivi, sì, quindi sono delle prove oggettive. Sì, tant'è vero che da un po' di tempo stiamo mettendo sui tavoli anche dei questionari. Bene. Dove chiedo in maniera del tutto anonima, perché uno li compila e non ha bisogno, a meno che non voglia essere partecipe di tutte le nostre iniziative, può compilarlo in maniera totalmente anonima e io chiedo giudizi sul servizio, sulla cucina, sulla pulizia, su una serie di situazioni. Devo dire che facendo una media numerica, come quando si andava a scuola, quando... Certo. Diciamo che da 0 a 10 siamo intorno al 8 e più, 8 e mezzo. Diciamo che io aspiro a diventare stabilmente 9, però insomma... Direttore, un'altra domanda. Io so che il Clicò ha riscontrato un grande successo tra i giovani. Ne vogliamo parlare? Beh, sì. Anche in questo caso mi devo... Ci spostiamo un altro campo. Sì. Devo quella tornare, della discoteca. Sì, devo tornare ad essere ripetitivo, il locale. Cioè noi abbiamo delle caratteristiche che non sono riscontrabili in altri posti. Detto questo, proprio per questa Grazie. Eleganza, ma non sfarzosità, questo modo di accogliere e di far star bene, e soprattutto avere, questo dobbiamo dire grazie all'imprenditore Saracino che ha realizzato il posto, avere ambienti
totalmente fuori di quelli che sono i canoni attuali, cioè della vecchia masseria o della sala ricevimenti, ci ha portato ad avere un grosso successo con le nuovissime leve, che si sentono molto più a loro agio in una serata fatta qui al Clicco piuttosto che farla in un posto XY. Adesso non vorrei parlare di nessuno in particolare. Progetti futuri? Beh, ce ne sono tanti. Ne vogliamo svelare qualcuno? Ne svelo due soltanto. Due. Siamo precisi, Due. 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 No, ce ne sono tanti. Allora, c'è a breve, dopo ovviamente tutta la parte burocratica, a proposito poi mi dice come il caffè, visto che io va sono bene. Tra tante cose sono anche un maestro di caffè. Benissimo. Dicevo, ci sarà un ampliamento del giardino con un'annessa piscina e ci sarà anche, attenzione che sto per dare una notizia. Una notizia bomba, amici, sì. Preparatevi e l'ascoltiamo. Prego, direttore. All'interno del Clicquot, quindi nell'area, sì. Ci sarà un acquapark. Ah, che bello! Quindi, perché sempre per la filosofia di essere... di poter proporre dare al cliente finale la possibilità di trascorrere un'intera giornata spaziando tra una grande ristorazione, un parco acquatico, perché d'estate sarebbe la cosa ideale, certo. E la colazione oppure la cena in giardino, a bordo piscina. Io sento già un profumo alquanto delizioso, si sente proprio, credo dalla cucina provenga questo profumo così buono, infatti. Sì, ecco qua. Grazie. Perfetto. Che eleganza. Perfetto. Bene. Direttore, è proprio tutto perfetto, eh? Allora. Spendiamo subito tre parole, ma proprio tre parole per ogni singolo piatto. Benissimo, allora partiamo dal suo, lì trova un filetto di branzino marinato credo sia ananas, giusto? Sì, ad un leggero salmoriglio su un letto di ananas ed una aragostella. Sì, sì. Qui filetto di branzino, idem. Marinato però alla menta e valeriana, perché sono il nostro chef oggi si è divertito a proporci dei carpacci sempre con una aragostella. Io invece ho qui dei mitili su un trancio di pesce spada, mitili e gamberi, mitili di Taranto e vongole veraci. Anche in questo caso bisognerebbe, cioè, appena terminiamo l'intervista, insomma, invita il tutto ad essere assaggiato. Io non ho parole perché io mi sono deliziata già a guardare questi piatti così belli, una scenografia bellissima, un profumo delizioso. Come le dicevo, ecco l'idea della nostra cucina, quello di utilizzare prodotti nostri, quindi pugliesi, visto che noi abbiamo la fortuna di avere due mari, lo Ionio e l'Adriatico, non abbiamo bisogno di altro, e di rivisitarli con fantasia, appunto. Io adesso parlo anche da atleta, da sportiva. Questo è un piatto molto buono per noi sportivi, perché il pesce non fa ingrassare. Assolutamente, quindi sì. Poi anche il famoso grasso, per gli atleti. Sì, il famoso grasso omega 3, quindi che serve per ripulire. Perfetto. Esatto, benissimo. Va bene, direttore. La ringrazio nuovamente per averci deliziato con questa sua spiegazione. Quindi grazie. Alla prossima e buon appetito. Grazie. Grazie anche a lei. Il tempo di un caffè. Incontri non casuali per capirci meglio. Un altro giorno inizia, non so che ora è. Devo alzarmi, prepararmi, giusto il tempo del caffè. Il destino è letale, il destino è letame. Ed anche oggi questa pala frate tocca a me. Giro in strada con la para dello sbirro che mi squadra. Io lo schivo, trova nada, una speranza qua non c'è. Una canna come un'arma, etichetto una condanna che mi giudica. Il karma un giorno chiederà di te. SPH, frate il nome sulla piazza dei bozzetti alle rime, questa strada sa di me. Le tag nei quartieri non mi davano parole, quindi ho messo tutto in rima su una base rap. Queste vibrazioni sono sogni ad occhi aperti, io non le contrasto se vengono fuori. Giorno dopo giorno.